Bianchi, capitano della contrada dell'Istrice. Istrice torna in piazza, una delle due contrade tra le 10 che corrono ad agosto che non ha corso il Palio di Luglio. Quindi un inverno lungo. Com'è stato questo inverno? Lunghissimo. 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 Inverno lunghissimo. Si guarderà di rifarsi. Si è lavorato. Sì, bravo, si guarderà. Impegnativo. Se siamo l'unico, uno delle poche, due ha detto che non si correva agosto, andiamo. Questo, il fatto che così tante contrade ricorrano il Palio di Agosto e hanno già corso il Palio di Luglio, secondo lei potrà un po' influire nella carriera? Cioè queste contrade si portano un po' dietro la carriera di Luglio? Sicuramente alcuni si porteranno dietro dei rapporti che sono stati creati nel Palio di Luglio. Si potranno trovare anche qualcuno che ha avuto a che ridire fra il Palio di Luglio e il Palio di Agosto, nel Palio di Luglio, quindi lo saprà chi ha corso due pali, io non lo so. L'Istrice non ha corso a luglio, non correva neanche la nemica, quindi diciamo un palio che ha potuto analizzare con un po' di serenità. Sì, un palio da turisti, un palio dove si è visto, ma secondo me poi quando uno ha le proprie idee, lavora in un certo modo, non deve, sì, il palio di luglio sicuramente ti può far cambiare alcune idee, ma però quando le strade sono percorse uno deve, non è un palio che ti può far cambiare l'idea su o dei cavalli o dei fantini. Hanno scelto bene i cavalli i suoi colleghi a luglio, secondo lei? Ho visto un bell'otto, gli piaceva? Sì, questo poi lo sanno loro, se hanno scelto bene o no, vabbè, nel senso, così da... era un bell'otto, io avrei inserito qualche esordiente perché per aumentare il numero di cavalli per il Palio d'Agosto, perché poi alla fine, se è vero, all'ottobre hanno esordito in tanti, ma a luglio non ha esordito nessuno, quindi il rischio è che possa essere un palio dove a agosto ci possa essere più esordienti di quelli che ci dovrebbero essere. Quindi secondo lei ci saranno un po' di esordienti ora d'agosto? Vediamo, cioè 102. Sarebbe giusto secondo lei inserirli? No, diciamo. Bisogna vedere che cavalli passano la previsia e cavalli arrivano alla tratta. Stava qualche cavallo che l'ha un po' sorpreso a luglio, che non si aspettava sia in positivo che in negativo? Francamente no. No. Comunque, ad agosto, parlando un po' di cavalli, ancora ovviamente non sappiamo poi quali saranno i cavalli che avrete a disposizione tra previsite e tutto, però ci potrebbe essere un buon lotto così come è stato a luglio. Questa è diciamo un po' l'intenzione di voi capitani, visto che più o meno le contrade sono quelle. Diciamo. Non so l'intenzione degli altri, l'intenzione mia è sempre stata dal giorno che ho iniziato a fare il capitano. Io sono dell'idea che vanno fatti dei lotti livellati, quindi livellato si può fare in tanti modi, quindi se si fa un livellato in alto va benissimo. A luglio parliamo un po' di fantini. A luglio vittoria di Giovanni Azzeni, una conferma diciamo, tra i big, un fantino che ad agosto potremmo anche vedere nell'Istrice. Rivedrè? Sì. Ma può stare. Un big. Un big, Giovanni è un big. Ci può stare, ci può stare sia Giovanni, ma ci può stare sia altri fantini. Ti ho detto prima, non il mio giudizio su fantini penso lo sanno tutti, non mi sposto dal giudizio che ho dei fantini. Qualche giovane invece secondo lei ci potrebbe essere in questo palio, perché a luglio non abbiamo visto grandi novità a livello di fantini. Far esordire un giovane ci vuole sempre le situazioni giuste. Credo che c'è 5 nemiche, 4 e mezzo, no, sì. Le altre sono tutte contrade che corrono senza nemiche, c'è chi è più impegnato, chi è meno impegnato, però vedremo, sicuramente il parco fantini in generale ha un numero di fantini che poi alla fine si è visto negli ultimi anni, hanno esordito mi sembra 3-4 fantini negli ultimi 3-4 anni diciamo. Andrea Hogue e Federico Arri negli ultimi anni. Elias Mannucci e Enrico Bruschelli.
Sì, andando un po' più sì, indietro. Sì, però ne parlo negli ultimi. E quindi, nel senso, c'è stato un po' di ricambio generazionale. Può darsi che possa essere anche la possibilità di altri ragazzi. Questi ragazzi giovani che hanno esordito, poi anche si sono visti nel Prono di Luglio, c'è qualcuno che secondo lei può avere poi, anche senza fare nomi, un futuro comunque nel palio, che gli è piaciuto, diciamo così? Io dico sempre, secondo me la differenza nel palio, oltre alla capacità del fantino, la fa anche il cavallo che monti. Quindi, è facile che questi ragazzi esordienti o che hanno corso poi i pali non gli venga da grosse possibilità di montare i primi cavalli, quindi ci può stare che ci mettano più di altri a arrivare a un palio vinto o a una maturità palesca giusta per poter affrontare pali anche con cavalli non primi cavalli. Quindi è difficile dare un giudizio in sé per sé ai fantini, poi bisogna vedere le situazioni, sai? Un conto è parlare da contadaiolo e un conto è parlare da dirigente, nel senso, quando le conosci personalmente, profondamente, nel senso e ci parli e ci fai dei discorsi, dare il giudizio su un fantino per una corsa sbagliata o un palio sbagliato, è facile darglielo, però secondo me non deve cambiare rapidamente il giudizio. Almeno per me non cambia rapidamente il giudizio su un fantino, ecco. Un palio sbagliato non mi fa la differenza. Parliamo un po' della mossa. Mossa di luglio, voi ovviamente non eravate in piazza, però comunque un'analisi sulla mossa. Quindi non parlo. Non si parla della mossa. No, però il mossiere però comunque l'avete confermato. Non si può dire niente su Bartolo Abrosioni. Una persona di esperienza, una persona, un mossiere che ha dato tante mosse. La mossa di luglio. Beh, l'ho detto anche lui, nel senso ci vuole poi alla fine. C'era una situazione. Una la devi dare, che accontentare non accontenti mai tutti, e quindi qualcuno scontenti. Speriamo di non essere mai scontenti, però insomma alla fine. Però mi sembra che da parte di voi capitani la fiducia ci sia. Sì, credo almeno. Promosso. Promosso. Capitano, adesso vediamo delle immagini. Le immagini della tratta e dell'assegnazione. Queste sono le immagini ovviamente di luglio, lei non c'era, però comunque sono momenti importanti sempre in ogni palio. Certo. Quali sono le emozioni e le sensazioni in quella giornata? Le sensazioni sono sensazioni forti, diciamo. Sensazioni dove quel giorno lì inizia il palio, è una giornata dove ti può fare certi tipi di palio o altri, e sensazioni forti perché c'è quell'ora, diciamo, dopo che è finita l'assegnazione del cavallo e ti hanno dato il cavallo, dove cerchi di impostare il palio che ti sei fatto nella testa durante tutto l'inverno. Cosa pensa un capitano mentre aspetta che gli vada in sorte il cavallo? Pensa un po' alle monte, via via, che vengono assegnati i cavalli. Una volta che iniziano a dare cavalli, sì, una volta, diciamo. Si ragiona un po'. Sì, quando diano prima il cavallo, a seconda di che cavallo, uno spera che gli capiti in sorti o non. Dopodiché, quando sono andati mano a mano e vanno le contrade, uno si incomincia cerca di farsi un'idea per capire quali potrebbero essere le monte giuste sia per la propria contrada che dove potrebbero andare gli fantini. Altri fantini. C'è qualche portafortuna? Lei ha qualche portafortuna in quel momento? No, senza dire cosa, ovviamente. No, non sono uno molto superstizioso. Quindi ci si affida al fato? No. No, io scarabocchio. Un momento di stress e di ansia. Mentre l'estrazione, secondo lei è più emozionante l'estrazione o l'assegnazione? Estrazione dei contrari? Sì. Non c'è paragone. Quindi? Estrazione contrari. Su questo siete tutti abbastanza d'accordo. Estrazione contrari perché credo lì ti giochi, corro o non corro. Corre la nemica o non corre la nemica, e chi corre quando
decidi poi, cioè, quando hai le 10 contrade inizi un po' a capire che tipo di palio può essere o non essere. E quindi io, per me, l'ho sempre detto, è quella dove ti emoziona, ti giochi quasi tutta la stagione, no? Perché ci sono dei contrade, come si vede, si è visto anche quest'anno, e non corrono mai, e quelle sono cose quando ti giochi una stagione, sì, quando corri c'è sempre possibilità. Infatti io, quando ho fatto il mangino, al tempo il capitano mi mandò all'estrazione delle contrade, e fu una bella sensazione, e per questo io a girare mando anche sempre i mangini, perché credo che, avendo la possibilità di mandare un mangino, e non è detto che quel mangino lì poi un giorno possa fare il capitano o no, è una sensazione del palio che secondo me va provata, quindi io ce li mando molto volentieri. Visto che ha parlato un po' del passato, io le faccio vedere un video del passato, un palio del passato. Riconosciuto subito? Sì, non è difficile riconoscere. 2008? Sì. Qual è il ricordo di quel palio? Il primo ricordo che viene in mente guardando questa immagine? La soddisfazione, di essere riuscito a vincere il palio da capitano, insomma, io credo è una sensazione bellissima. Sono 3 giri infiniti, perché ogni curva è un patimento, anche se, diciamo, io in questo palio qui sono stato abbastanza fortunato, perché io dico che ci vuole sempre tanta fortuna, quindi di avere un grande cavallo e un grande fantino, e quindi, diciamo, la paura che nei 3 giri potesse sbagliare qualcosa è stata non minima, ma era un po' più controllata, diciamo. Però sì, i 3 giri sono, fino a che non ha girato il terzo casato, era il fiato, c'era sospeso. Poco, sospeso. E il ricordo invece di quei giorni di palio prima della carriera? C'è un ricordo di quei giorni? Sensazioni bellissime, sensazione di convinzione di vincere il palio. Sono cose strane. Sensazione c'era, quindi? Convinzione. Convinzione. Sono cose da difficile da raccontare, perché a volte è anche facile dirlo dopo, però c'era troppe cose che mi facevano pensare che era la volta buona. Cose che poi, insomma, nel momento subito successivo sono state, insomma, poi si sono viste, insomma. Questa foto. Ero più giovane. La foto è che ero più giovane, diciamo così, è una foto bella, credo, la foto dica tutto, insomma, non so chi c'era sotto, insomma, però questo non lo so. Bravo. Però insomma, questo è, sono ricordi bellissimi, ricordi che ti porterà sempre con te. Sicuramente qui sfoghi tutto il fiato sospeso, diciamo, che hai nei 3 giri. Io penso dopo, mi ricordo il mortaletto, insomma, lo scoppio del mortaletto, dopodiché io non, sul palco dei capitani non mi ricordo niente di quello che possa aver fatto o non fatto, ecco, e dopodiché dopo gli abbracci delle persone, insomma, trovi tante persone e ti fa piacere, insomma. Festeggiamenti dopo? Sì, non sono un solitario, nel senso, mi garba stare nel mio Cenini, classico, però insomma non dopo. Il momento più bello è questo, sì, quello degli abbracci. Il momento è questo. Il momento più bello è questo, quello nel palco quando dei capitani, quando abbracci, cioè, ti ritrovi con mangini, io avevo 2 mangini solamente quell'anno lì. E poi con tutto il seggio, gli ex capitani, il popolo dell'Istrice, diciamo, sono sensazioni bellissime, dopodiché è giusto tornare a lavorare, tornare a fare le cose giuste, insomma, no?
Impassibile. Sì. No, vabbè, è normale. Dopo è bello anche incontrare gli altri contrati, nel senso, il pario una volta che ti entri in contrada, dopo devi ritornare a fare il capitano. E quindi in quella sera lì festeggiamenti pochi, insomma. Poi dopo, sì, classico, questo insomma. Capitano, come si prepara al prossimo video, alle prossime foto, quelle dell'agosto 2019? Mi auguro tanto che tu mi possa far rivedere un giorno un altro palio come quello del 2008 e una foto come questa, perché penso sia normale che uno deve provare a fare questo. Quindi l'augurio è di vederci al prossimo filmato. Perfetto. Con questo augurio ringrazio il capitano dell'Istrice. Grazie a te.